Buongiorno a tutti giupini e giupine, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. In questo video andremo a realizzare insieme questa piccola coniglietta fuori porta adatta come decorazione pasquale perché con le sue zampette tiene un cestino con le uova di cioccolato. Due piccole note: se non potete fare come me la giovane marmotta in giro per le campagne a cercare dei legnetti adatti per appendere la nostra coniglietta, potete tranquillamente andare in merceria e cercare i bastoncini di cannella che saranno ugualmente adatti al nostro progetto. Seconda cosa, l'intreccio di raffia che ho utilizzato per appendere la nostra coniglietta, io sinceramente ho fatto un piccolo pasticcio all'inizio perché volevo mettere il cordoncino nei lati esterni, però siccome non andava bene alla fine ho dovuto cambiare e inserirlo qui più vicino alla coniglietta. Quindi se non volete farvi venire una crisi isterica come me, mi raccomando, posizionate il cordoncino prima dei fiorellini. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Ci sarà un video ogni settimana. Detto questo, vi lascio al tutorial. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Per la foglia avviamo 14 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2 e realizziamo una maglia bassa su quella successiva, più altre 3 maglie basse. Adesso realizziamo 3 mezze maglie alte, una su ogni catenella. Continuiamo con 4 maglie alte. Arrivati a questo punto ci rimane una catenella su cui lavorare e in questa catenella realizziamo una maglia bassa
una catenella e un'altra maglia bassa. Continuiamo con 4 maglie alte. Tre mezze maglie alte. E finiamo con 4 maglie basse. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.